Confesso a Dio di potere e a voi, fratelli, che ho molto peccato di pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente, misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima, per giungere con spirito nuovo alle prossime feste di Pasqua. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava i figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a pascolare i gregge del loro padre Sichem. Israele disse a Giuseppe: sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro: Signore dei sogni, orsù, uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna. Poi diremo: una bestia feroce lo ha divorato. Così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: non togliamogli la vita. Poi disse loro: non spargete il sangue e gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano. Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. Lo afferrarono e lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando, ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di ismaeliti provenienti da Galat, con i cammelli carichi di resina, balsamo, laudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché il nostro fratello è nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti medianiti, essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna, e per 20 sicli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti. Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Gli strinsero i piedi con ceppi, il ferro gli serrò la gola, finché non si avverò la sua parola e l'oracolo del Signore ne provò l'innocenza. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Il re mandò a sciogliere il capo dei popoli, lo fece liberare, lo costituì signore del suo palazzo, capo di tutti i suoi averi. Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito. Chiunque crede in lui ha la vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darò in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parole, parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta. Parola del Signore. Lode Deo Cristo. Fratelli e sorelle, certi episodi della Bibbia sembrano lontani da noi nel tempo e anche nei messaggi. E così anche la storia che abbiamo sentito raccontare nella prima lettura, Giuseppe. Però c'è un messaggio forte anche per noi. Giuseppe era amato dal padre come gli altri, ma non era amato dai fratelli, perché più amato dal padre. E allora in un modo o in un altro cercano di liberarsene. Nell'uomo, anche se a volte non appare, salvo eccezioni, ma c'è sempre l'edera malevola.
dell'invidia, della gelosia. Perché quello così e io no? Perché? Perché deve essere diverso da me nel trattamento? Ed ecco si organizzano mille modi per allontanarlo, per eliminarlo. Questa etera malefica si emiderà nella povera umanità fino alla fine dei secoli, che Dio ce ne liberi. La Quaresima ci chiama a rivedere anche la nostra vita, nel senso di amare, di gioire, nel vedere anche qualche nostro fratello o sorella apprezzati, lodati, presentati forse al mondo intero, alla comunità più importante di noi. E ugualmente lo stesso messaggio notiamo nel Vangelo, è sempre questione di invidia. E quest'erba malefica, quando non è estirpata, è capace di commettere anche i più atroci delitti, che Dio ce ne liberi. Ecco, la Quaresima ci chiama a vivere nel servizio, nell'amore, nella collaborazione, e questo è importante.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria.
finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Per gli amici che ci seguono da casa, noi abbiamo preso.